Benvenuti su Abel, il miglior canale sul tubo italiano, con il Dottor Meg e il signor Lune. E dopo gli spruzzi della scorsa volta ritorniamo a fronteggiarci su Flatout Ultimate Carnage. Bene, nello scorso episodio riuscivo finalmente a portarmi in vantaggio nei confronti del Dottor Meg. Anche se io ottenevo la mia soddisfazione morale di aver fatto il massimo punteggio sul circuito. Assolutamente sì, però ho perso. E però è ora di voltare pagina, di proseguire con i nuovi eventi che iniziano con... L'anello di fumo, l'anello di fuoco, eh? Cosa sta facendo, dottore? Vada. Ok. L'anello di fumo, quindi... L'anello di fuoco. Se qualcuno di voi ha un amore per la cannabis, questo potrebbe essere... Non semplice. Beh, 8 anelli ce li ho fatti, Vado, dottore. Credo almeno. Credo di cosa? Che tocchi a lei. Sì. 1146 è il valore da battere. È il più alto o il... Non me lo ricordo, ma lo vedremo presto, perché tanto... Attenzione. Ho sbagliato. 9,71. Ah, quindi anche il raffreddamento dei punti, non so se hai visto. Sì. Galeotto fu quella traversa nella faccia, però cose che capitano. Anche se l'angolazione mia e sua era la stessa. O se lei ha abbassato un po' di più. Quindi, citando la canzone di Johnny Cash. Signor 1189. Si conferma l'uomo degli anelli di fumo. Gli anelli di fuoco. Non ce la può fare. Non ce la può. Ok, è al meglio dei tre. Ok. Quindi diciamo che fino alla fine non è detta. Esatto. Esatto, speriamo che fino alla fine non sia detta, perché sennò... Ottimo. Tra l'altro possiamo apprezzare il fuoco assolutamente plastico. Non l'abbiamo detto, comunque questo è un gioco che ha un po' di primavera sulle spalle, eh? Sì. Ma tutto quanto quello che è fuoco, illuminazione, si vede. Effetti non proprio fisici. Accidenti, peccato. No, non arriva il raffreddamento. Mannaggia. Niente. Quindi 1189 il punteggio da battere. Punteggio oltretutto alla portata del dottor Meg. Se non faccio cazzo. Non ci credo. Oh. È arrivato il raffreddamento. Un po' sofferto. Non so se hai notato il punteggio. Sì. No. Deve essere stato il crogiolamento sulla cosa. Che... Va bene. Quindi prima manche vinta dal dottore. Vediamo se... E non ti speravo? No. Ma neanche io. E ciò non di meno. Tanto è stato. Non è ovvio sto gioco, signor Lune, non so se l'ha notato, perché
andare sotto non può, un po'... ecco, questa è stata una bellissima traiettoria, io l'avrei alzata un pochino di più all'inizio. Sì. Se no era perfetta, signor Lolo. Niente. Non ho pensato di farlo a zompetto e... invece poteva essere l'Italia. Da dottore. Ah, ho sbagliato. Però forse... no. Niente. Però l'affreddamento c'è. L'ho saltato nel momento sbagliato. Ma era troppo alto. Sì. Sappiamo comunque che non si può vincere con questi punteggi. No. E adesso vediamo se si riesce a dargli una raddrizzata a ste punteggi, baracchini. Questa è la generosa. Bella, bellissima, bellissima. Qui andiamo tranquillamente oltre 1100, guardate. No, no, scusate. Ah, non le ha contato il raffreddamento, signor Lone. Per motivo? È scaduto il tempo, secondo me. No. Sì. Quindi sono 1016, eh? Attenzione. Ancora nessun punteggio da... da primato. Da pole position. Beh, comunque... vincere con Trento, vincere con 2 milioni è uguale. Ah, beh, sì, sì. Mille. Neanche mille. Neanche mille. Attenzione, eh. Attenzione, attenzione. Attualmente sono in vantaggio per un misero 1016 a 950. Secondo me l'ho voluto far deviare, invece no. Era da... Sbagliatissima e niente. Allora, al momento 1016 potrà battere del signor Lune, ma sappiamo che si può fare di meglio. Si può fare, assolutamente si può fare. Vediamo il dottore. Momento. Non così però. E niente, andiamo alla bella. Andiamo assolutamente alla bella. Tanto i danni qui che... ho voluto farlo troppo in fretta. Ho detto, no, è saltato troppo, adesso devo aspettare che si ribassasse. Sì. Quindi niente, andiamo alla bella. Sì. Partita interessante. Qui, signori... qui si gioca tutto, eh. Anche perché non essendo un fatto di costanza, ma solo del miglior punteggio, dà comunque adito a creatività. Come vedete, il signor Luna gli piace sempre passare basso. 9, 10. Niente. E qui 1545. Vada, dottore. E qui mi sa che abbiamo già decretato il vincitore, eh. Quando parti con 1545. Attenzione, è un po' fiacco. Niente. Però comunque rispetto ai salti di prima. Sì, sì, no, per carità. Comunque 45 non è male. Come angolatura. Adesso non stiamo a parlare, ma tanto abbiamo già visto chi è che ha vinto. Dottore, ricordiamo che quando è... sì, sì. Ha battuto anche il mio punteggio precedente, 1224. Ricordiamo il punteggio parziale, attualmente mi vede in vantaggio di... un punto, quindi... un punto su di lei. Quindi vincendo ipoteticamente questa... andrei ad aumentare il vantaggio di ben due posizioni. No, ho sbagliato. Prego. Ha cliccato lei? Com'è? Ha cliccato lei? Sì, penso, okay. Per sbaglio.
Bene, ultimo salto. Vediamo se ci saranno variazioni al risultato finale. Ah, direi di no. Sotto i 1000. E il signor Lune vince con un grandissimo punteggio. Beh, manca ancora lei, dottore. Ah, vabbè. Non possiamo ancora sapere. Diciamo che mi sono mangiato i maiali. È anche vero che io ho fatto il 1224 nel primo, ma poi non ho più fatto il 3000. Com'è? Non ho più fatto il 3000 dopo ora prima. No. Bassissimo, cortissimo, levissimo. E niente. No, non è. Il signor Lune vince a mani basse, si porta avanti di 2. Vediamo se i prossimi... Io, se non sbaglio, riuscivo a batterla bene. Non so se nel prossimo... Non lo diciamo. Però vediamo. Strada è ancora lunga e tortuosa. E ci saranno bestemmie all'orizzonte. Noi intanto vi salutiamo. E tra l'altro, diciamolo, adesso noi la gestiamo molto easy, una pillola. Una volta ci tagliavamo su queste cose. Partivano in joystick. Sei una merda! Come in un sei una merda! Sei una merda! Capra. E lei non sa chi sono io. Obels, il mio canale? Sul tubo italiano, con la sportività. Sempre e comunque. Tutti su Obels, il miglior canale sul tubo italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto mia madre. Cioè, è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè...